Benvenuti a Pianeta Verde, oggi siamo a Desenzano del Garda per parlare di zafferano, ma non solo, Raffaella mi sta già aspettando, quindi ci vediamo dopo la sigla. Eccoci qua con Raffaella Visconti, che è l'anima dell'Officina delle Erbe del Garda, l'azienda biologica che ci sta ospitando. Siamo qui, Raffaella, siamo tornati da te perché ci siamo trovati benissimo. Qualche anno fa abbiamo parlato in modo particolare di una delle tue produzioni simbolo, la lavanda, ma l'altra è lo zafferano. È tempo di raccolta, infatti qui ne abbiamo detto perché non tornare da Raffaella, perché da qui partono sempre dei concetti di rispetto per la natura che sono davvero molto importanti. Quindi nel ringraziarti per aver nuovamente aperto le tue porte a noi, vorrei che tu raccontassi, per chi si fosse perso la puntata dell'altra volta, come nasce la tua azienda. Perché tu non sei un'imprenditrice agricola, non nasci come imprenditrice agricola, arrivi da tutt'altro background. Sì. Intanto grazie a voi di essere tornati, mi fa molto piacere che vi siete trovati bene, perché anche per me è stata una bellissima esperienza. E sì, è un percorso un po' strano. Io sono laureata in architettura, poi in realtà ho fatto l'editore tutta la vita, la giornalista, più l'editore del giornale Il Garda, e per promuovere gli eventi, le manifestazioni. Arrivata a 50 anni, si è laureata mia figlia, il giornale ha compiuto 20 anni, ho detto, e io che faccio? Volevo fare qualcosa di diverso. E ho pensato a diverse cose. L'occasione è stata questi campi praticamente abbandonati, incolti da tantissimi anni, e l'idea era di fare qualche cosa, per diciamo tenerli puliti alla fine. Non c'era acqua, terreno sassoso, qui siamo sulle colline moreniche, vicino al lago, troppo poco per fare vino, e ho ipotizzato lo zafferano, che già c'era a Pozzolengo, e ho cominciato questa coltivazione. Già dalla prima mattina all'alba sono venuta nella bruma e ho detto, troppo bello, e mi sono innamorata, e il giorno dopo sono andata per l'azienda agricola. Ho fatto proprio l'apertura della partita IVA, mi sono iscritta a Coldiretti e ho detto, voglio fare l'imprenditore agricolo. Da lì ci sono state tante difficoltà, tante cose, la scelta è stata quella di fare immediatamente un'azienda agricola biologica. Nel frattempo ho fatto tutti i corsi che c'erano possibili, immaginabili, fra cui anche quello di agriturismo e fattoria didattica, perché la mia idea era sì di fare una cosa biologica, ma anche di condividerla. Quindi di questa esperienza che chiaramente dovevo farmi, perché io vengo da tutt'altro settore, era da fare insieme ad altre persone, in condivisione.
E la fattoria didattica può essere una cosa che ha il suo senso in questi termini. Ma poi c'era la questione coltivazioni e leggendo le cose più disparate ho scoperto che c'era una food forest nel Bresciano di Onorio Belussi e che c'era questo concetto di far crescere la natura in modo spontaneo pur avendo una produttività. E quindi con questi concetti mi sono avvicinata a Onorio, mi sono avvicinata a questa teoria e sto proseguendo. Chiaramente c'è anche una parte commerciale e c'è anche una parte didattica e c'è questa parte di condivisione che nei tour esperienziali abbiamo scoperto è una cosa che diverte noi e diverte anche il pubblico, per cui è una cosa molto piacevole. Hai detto che ovviamente l'agricoltura biologica è stata la tua scelta quando hai deciso di intraprendere questa nuova attività. Parlando di Zafferano, ci troviamo in quello che è il tuo Zafferaneto. Quali sono le regole che devi rispettare per poi arrivare a produrre un prodotto di qualità come qui sul Garda nasce? Certo, guarda, lo zafferano è già una pianta rustica di suo, per cui è già, si coltiva di solito in modo naturale, senza particolari accorgimenti o prodotti chimici, anche se poi qualcuno lo fa. Quindi per noi, che diciamo biologici, che facciamo zafferano, non è una grossa differenza. E chiaramente per la qualità, considerando che lo zafferano è un forte consumatore di azoto, la scelta era stata quella di tenere le piante un po' distanti rispetto a una coltivazione intensiva. Abbiamo scelto una coltivazione tradizionale ma pluriennale, quindi con le piante un po' distaccate. Abbiamo cercato di seminare trifoglio piuttosto che piante fissatrici di azoto in modo tale che diciamo, i bulbi potessero crescere in modo naturale. Abbiamo il problema delle lepri, che non è un problema da poco. Noi siamo una zona di divieto di caccia e siamo contenti di questo, però purtroppo le lepri adesso si sono modificate, mescolate con altre razze, forse i conigli casalinghi, non si sa. Sta di fatto che ci sono questi piccoli leprotti che veramente divorano tutto e quindi scavano buche, per cui non si sa come difendersi. E quindi questo è un po' un problema. Però per il resto, insomma, diciamo che la convivenza bucolica funziona. Lo zafferano, quando inizia, diciamo, la sua fase produttiva? Insomma, quando viene piantato e poi quando viene raccolto? Certo, partiamo da un bulbo. I cormi sono cormi, si chiama Crocus sativus, lo zafferano. Sono bulbi, sono piante sterili, per cui il fiore sterile si moltiplica solo attraverso il bulbo. È praticamente una clonazione. E si piantano, dipende dalle regioni, comunque da noi anche settembre va bene, in altre regioni fine agosto, e la cosa meravigliosa è che a metà ottobre fioriscono. E chiaramente hanno la memoria del terreno dove sono stati, per cui il tuo vero zafferano non è il primo anno, ma almeno il secondo. Praticamente da ottobre a novembre c'è questa vegetazione meravigliosa di questo fiore splendido, e subito dopo comincia a vegetare, fa una vegetazione piuttosto lunga, verde, che dura fino a marzo, aprile, poi si secca e a quel punto chi fa la coltivazione intensiva di solito estrae il bulbo e lo tiene diciamo protetto all'oscuro e senza umidità, oppure si può lasciare, come ho scelto io, la coltivazione pluriennale, per cui rimane in terra, è comunque in dormienza, quindi non si vede più niente, e in ottobre la nuova sorpresa delle piantine. Nel frattempo, in tutto questo momento vegetativo, il bulbo in realtà si è moltiplicato, per cui noi che avevamo fatto una scelta di prendere diversi tipi di bulbi, sia come provenienza sia come dimensione, abbiamo notato questa poi differenza nel bulbo grande, che poi si divideva in tanti piccoli bulbi piuttosto che i bulbi piccoli che crescevano, e quindi questa è la longevità del bulbo, che può durare veramente tantissimi anni perché continua a moltiplicarsi, però sempre tramite bulbo. Il fiore è stato probabilmente manipolato, parliamo di 2000 anni avanti Cristo nell'isola di Creta, e probabilmente è stato reso sterile per diciamo favorire la produzione della parte aromatica, e sta di fatto che è arrivato fino a noi e ancora oggi è un prodotto preziosissimo. Quali sono le condizioni ideali per la crescita di uno e lo sviluppo di uno zafferaneto? Clima, terreno incidono quanto?
Allora, sicuramente il terreno deve essere drenante, poi la pianta è rustica e quindi non ha bisogno di grandi, non ha grandi necessità. E in realtà è un forte consumatore d'azoto e quindi almeno per il primo impianto si è concimato in modo tale da renderlo ricco di azoto. Può essere anche fatto col sovescio, per cui noi avevamo piantato trifoglio in realtà e leguminose e poi abbiamo fatto il sovescio e l'abbiamo concimato in questo modo assolutamente naturale. Quindi il terreno deve essere molto drenante, noi siamo sulle colline moreni che sono sassose, per cui per quello non ci sono problemi, perché il problema sono i ristagni idrici essenzialmente. Il clima, certo, noi siamo in un buon clima, è buono per il vino, è buono per l'olio e va bene anche per lo zafferano. Comunque cresce anche in montagna, è veramente una pianta rustica, resiste fino a meno 10 gradi sotto zero senza nessun bisogno di nessun accorgimento. Certo che ha bisogno in primavera di un po' di piovosità, e non ha problemi d'estate perché è in dormienza e sarebbe bene un po' di piovosità anche in settembre prima della sbocciatura sostanzialmente. E adesso con questo clima e con forti cambiamenti abbiamo riscontrato dei problemi soprattutto quando ci sono i cambi di giornata con delle escursioni termiche forti, perché è una pianta che comunque aspetta il freddo, è una pianta invernale, e invece con queste giornate che sembra estate, anche oggi si sta benissimo, e in realtà blocca la produzione e la limita, per cui dei problemi ci sono anche con i cambiamenti climatici, però il terreno qua va benissimo. E per quanto riguarda invece la produzione, proprio quanto rende uno zafferaneto in termini di quantità? Allora, considera che intanto dipende dal tipo di coltivazione e se si fa una coltivazione come la mia pluriennale con 2000 metri, che è la dimensione che di solito è la coltivazione che usano in Sardegna, con 2000 metri può arrivare anche una famiglia a raccogliere un chilo di zafferano. E considerando i prezzi correnti potrebbe essere 30-40 mila euro di guadagno e dici caspita, è molto redditizia. Però intanto bisogna farlo un chilo e bisogna venderlo. E in realtà è un lavoro molto laborioso. Considera che per fare un grammo ci vogliono circa 170-200 fiori. E ogni fiore ci vuole il suo tempo per raccoglierlo, sboccia quando vuole, non si decide domani andiamo a raccogliere i fiori. Tutti i giorni per quel mese tu devi venire a vedere all'alba e se il fiore è sbocciato, anzi è in bocciolo, perché in bocciolo va raccolto, e in giornata a sfiorarlo, perché altrimenti perde le sue proprietà. Quindi in giornata va fatto tutto questo lavoro. Il tuo mese è dedicato allo zafferano e quello è, che ci siano i fiori o che non ci siano i fiori. Ma è una scelta che per me è bellissima, dopo il percorso di vita che ho fatto. E impegnativo perché appunto il lavoro è molto meticoloso. Considera che se in un'ora una persona veloce raccoglie tipo 600 fiori, ce ne vogliono poi altre 2 ore per sfiorarlo, perché è comunque molto più lento. Più aggiungi le ore di essiccazioni, la corrente piuttosto che la brace, piuttosto che gli altri, i costi, la confezione, l'etichettatura, tutto quello che ci va dietro, è molto molto costoso. Tu sei un pozzo di idee, un pozzo di iniziative, infatti adesso andremo poi in laboratorio per vedere tutte le fasi appunto di lavorazione. Ma se non sbaglio è anche una tartufaia, quindi un'altra cultura di pregio questa, ne parleremo poi dopo, eh? Siamo all'interno di quella che era una vecchia stalla che tu hai ristrutturato e proprio diventata un po' la sede del tuo laboratorio. Adesso entriamo nel vivo della fase di lavorazione dello zafferano, dei fiori che siamo riusciti a raccogliere, insomma. Sì, questa si chiama sfioratura, è uno dei momenti più importanti e va fatto in giornata, addirittura prima delle 10 di mattina, perché poi i fiori si aprono. Quindi vanno raccolti chiusi, quando sono ancora chiusi, in modo tale che il pistillo non venga inquinato dall'aria, dalle api o dalla terra. E verso le 10 si apre naturalmente, anche se è già staccato. È un fiore meraviglioso e dobbiamo prendere gli stigmi.
gli stimi è meglio che rimangano uniti a tre, però la parte bianca invece gli abbasserebbe la qualità, quindi bisogna tagliarlo in quel punto ed essiccarlo. Pensa che nell'essiccazione perde quasi l'80% di umidità, quindi se anche ti sembra avere una gran quantità di stimmi, in realtà poi il prodotto finale è molto molto ridotto, proprio perché deve perdersi questa umidità, che poi recupererà quando il prodotto essiccato verrà messo in ammollo per poter utilizzarlo, perché sai che mentre la spezia quando è macinata e puoi metterla anche durante la cottura, in realtà lo stimma, che in Italia quasi tutti i produttori, diciamo, diretti mantengono gli stimmi proprio per dimostrare che, no, che non c'è sofisticazione, perché nella polvere tu sai bene, possono mettere Esserci qualsiasi qualsiasi cosa, cosa. esatto. E quindi lo stima essiccato, va poi messo in acqua in ammollo e dona il suo Rilascio, ok. colore a questo poco acqua, poco latte, a seconda del tipo di lavorazione, e va tutto aggiunto poi a fine cottura. L'essiccazione, L'essiccazione come avviene? dunque adesso noi andiamo a togliere gli stimmi, io divido anche il fiore, essicco anche il fiore, anche il fiore è edibile. Può essere usato fresco per un piatto, per un'insalata, anche se ha un sapore che non c'entra niente con lo zafferano perché sa più di miele. E invece su questo telaietto andiamo a mettere gli stimmi, che mettiamo poi nel forno ad aria calda, e la temperatura deve essere costante, intorno ai 40 gradi, massimo 40 gradi. E di solito dipende dalla quantità, dipende dall'umidità, dipende se è piovuto o meno, comunque di solito in un'ora e mezza più o meno si essica il prodotto. Esistono diversi tipi. Esistono diversi tipi, in qualche posto come in Sardegna li mettono anche al sole, essiccati al sole, però perdono un po' di potere colorante, quindi è un peccato. Oppure si può fare a legna. A legna è un sistema tradizionale sardo piuttosto che umbro, diciamo dei tempi antichi. C'è una difficoltà di controllo importante sulla temperatura e quindi è sconsigliato. In casa, un sistema casalingo, se uno vuole avere i suoi 10 fiorellini da essiccare, può usare un forno ventilato, avendo l'accortezza di tenerlo un po' aperto in modo che l'umidità esca, perché il problema è appunto che perde tutta questa umidità e deve uscire dal forno, per cui servono dei fornetti apposta, che possono essere quelli per essiccare i funghi, per fare una cosa casalinga, oppure quelli più professionali, come ho preso io, in acciaio e diciamo, il motore ad aria forzata orizzontale. Diciamo che dal fiore poi il prodotto che si ricava è davvero È pochissimi pochissimo, è grammi, pochissimo, è forse è quello. per questo che insomma anche il costo dello zafferano è elevato, perché magari fiori importanti servono in grandi quantità, ma poi alla fine. E considera poi che questo si riduce. Adesso io ne facciamo qualcuno, lo pesiamo, ma da quel peso dobbiamo ridurre dell'80% per avere il prodotto finito. Quindi avere anche la tua produzione, quest'anno non è andata benissimo Quest'anno è e ce andata l'hai già benissimo, detto, però mediamente di io quanti? sono su mezzo chilo, che è quello che riesco a fare da sola. Quindi anche, diciamo, come dimensioni dell'impianto, ho fatto una cosa calibrata per poter gestire da sola in autonomia e devo dire che è andata bene. Poi ne ho una parte all'ombra, una parte al sole, per cui è stato casuale, ma dovessi rifarlo, lo rifarei in questo modo. E ho avuto una sequenza graduale sempre della fioritura, per cui sono riuscita anche a gestirlo, perché se fossero sbocciati tutti in contemporanea, veramente un anno è successo, è stato veramente impegnativo, non si sapeva più come fare. Thank you.
lo zafferano si sta essiccando, adesso possiamo apprezzare dei prodotti con lo zafferano che sono un po' il must della tua azienda. Sì, siamo partiti con la pasticceria, dolce e salata, abbiamo due pasticceri diversi, Edoardo Marcolini di Padenghe ci fa le chisoline che sono stupende, le assaggerai, e poi abbiamo i formaggi. E di pasticceria abbiamo ancora invece con Orlando Pasquale di Pozzolengo i biscottini, sempre allo zafferano, e si usa molto zafferano per fare questi impasti, e infatti l'aroma è molto forte. E nel formaggio invece viene messo nel caglio e facciamo sia ricotta che formaggelle, non come il bagosse, ma con molto fresche, molto, molto giovani, e ci piace avere questa nostra caratteristica. Questo è lo zafferano che ho messo a bagno per mostrarvi il colore. Questi sono i fiorellini essiccati, perché anche quelli hanno il loro valore. A parte il profumo di miele, sono interessanti perché hanno una bellissima colorazione, possono essere utilizzati sia per impiattare, ma anche nei biscotti o in qualche altro dolce, perché ha un bel effetto carino, insomma. Abbiamo il miele, abbiamo anche le api, ospitavamo un apicoltore, adesso abbiamo le nostre api, abbiamo fatto il nostro primo miele, e abbiamo una miele di acacia che abbiamo unito allo zafferano, e abbiamo anche unito un altro miele con l'olio essenziale di lavanda. Ed è venuta una cosa molto interessante. Adesso che stiamo producendo altri oli essenziali, sperimenteremo altre combinazioni. La tua filosofia è ovviamente quella di rispetto assoluto per la natura, non solo in campo, ma anche poi nella fase, diciamo, commerciale della vendita. Che novità hai? Sì, vogliamo lanciare il barattolo di vetro per evitare la plastica e ridurre assolutamente. E l'idea potrebbe essere anche quella di fare il vuoto a rendere, o comunque dello sfuso che poi viene riempito, in modo tale che viene anche carino. Sono belli sia per i biscottini sia per le chisoline, e abbiamo cambiato un po' il formato in modo tale da adeguare al barattolo, per fare dei barattoli anche contenuti, e rimangono freschissimi. Poi pensa alle chisoline al bar, all'aperitivo, invece che il patatino così, avere un cracker di zafferano biologico dentro il vetro, è tutta un'altra cosa. Ma della lavanda e dei tuoi essenziali te ne va di parlarmene? D'accordo, vieni che ti mostro. Raffaella, nella nostra precedente visita avevamo dedicato tantissimo tempo alla lavanda, in particolare una delle tue produzioni simbolo, oltre allo zafferano. Avevamo proprio era estate, quindi abbiamo visto proprio la fase di raccolta, ma poi la fase di distillazione, perché questo è quello che succede. Eh sì, è una questione di momenti balsamici, di tempo balsamico. Al momento giusto bisogna raccogliere, e si può distillare o essiccare le varie spezie, le varie erbe aromatiche. La lavanda è una nostra produzione importante, con questo facciamo l'olio essenziale e l'idrolato, che utilizziamo in tanti modi, come hai potuto vedere. E nel raccogliere le erbe aromatiche, e per distillare appunto, si creava un po' di scarto. E dire scarto mi sembrava così brutto delle nostre erbe biologiche. Sì, perché in natura non si scarta nulla, esatto. Non si butta nulla. E infatti. Allora, per esempio la lavanda esausta la uso per pacciamare, che è anche bellissima. Facciamo anche delle bellissime ghirlande. E facciamo tante cose. Però ci sono anche tutte le altre piante. E allora nell'essiccarle avevo pensato, oltre che sono biologiche queste qui sono essiccate in modo, diciamo, professionale e diciamo igienicamente corretto, quindi possono essere mangiate. Sì, senza problemi, però avevamo pensato a qualcosa in più. E allora abbiamo pensato di fare dei cuscinetti magici. E in letteratura questi cuscinetti in realtà ci sono, esistono, ed erano delle cose che facevano le nostre nonne. Oltre al sacchettino di lavanda, in realtà si può fare il sacchettino di rosmarino, di malva, di perico, di santolina, di ruta, di qualsiasi cosa, il profumo che ti piace di più. E poi c'è la leggenda che ognuno di questi profumi, ognuno di questi aroma ha comunque un segreto, una rivelazione che nella notte in sogno appare. Tipo il perico, appare il futuro marito. E con la lavanda invece si vanno via tutte le ansie, ci si rilassa. Oppure l'altea, che è una bellissima pianta, per esempio allontana i mali d'amore.
e questa veniva utilizzata anche come distillato, piuttosto che in tisana, piuttosto che in altri modi. Quindi sono tutte cose in realtà che sono leggenda, ma sono legate a delle proprietà effettive delle piante aromatiche. Quindi in questo modo abbiamo fatto questi sacchettini e poi anche qui i rametti, e abbiamo fatto degli incensi. Che per profumare anche l'ambiente. Per profumare l'ambiente, piuttosto che con i legnetti, proprio, guarda, proprio scarto di rosmarino questo, e da buttare nel caminetto d'inverno, quando anche fai la brace, piuttosto che un profumo di rosmarino, piuttosto che di salvia, è molto piacevole. Quindi questa è stata la cosa. Chiaramente la distillazione è un processo invece molto più elaborato, e dobbiamo prendere la vegetale nel suo momento balsamico, la lavanda è luglio, lo zafferano invece è ottobre. Lo zafferano lo essicchiamo, perché distillarlo sarebbe, ce ne vorrebbe tantissimo e sarebbe costosissimo, però si potrebbe fare anche con quello, e con gli oli essenziali sappiamo che possiamo curare tanti mali, e non solo psicologici, ma veramente da lì derivano tantissime applicazioni reali delle nostre medicine. E io so che hai in serbo per me anche un'altra sorpresa, che adesso vado subito a svelare anche ai nostri telespettatori, sempre riguardante gli oli essenziali. A dopo. Di una novità assoluta: abbinare gli oli essenziali all'arte. Lo fa Mirti, questa giovane illustratrice che è un'amica di Raffaele, una collaboratrice, infatti hanno creato qualcosa davvero di particolare che adesso ci racconterà. Ma allora, l'idea è stata quella di appunto abbinare l'olfatto alla parte visiva, che sono i colori. E Raffaella ha avuto questa idea appunto di mescolare il colore, quindi il pigmento, a qualcosa che lo diluisce. Quindi abbiamo pensato che al posto dell'acqua questa volta potevamo provare a utilizzare l'idrolato. E io utilizzo l'acquerello, che, come dice appunto la parola stessa, deve essere diluito con l'acqua. Però la sperimentazione dell'idrolato è proprio una cosa nuova, che permette anche di mantenere il profumo praticamente sul foglio dopo che si stende il colore. Io ho appunto una sorta di fissazione per quelli che sono anche i profumi e gli odori in generale, e tempo fa avevo spruzzato appunto dei profumi sui miei acquerelli e mi sono resa conto che il profumo rimaneva anche proprio sul foglio che avevo disegnato. E quindi proprio adesso io sono andata a bagnare i miei colori con l'idrolato, e addirittura se si vuole aggiungere anche ulteriore profumo a quello che è il disegno oppure gli acquerelli stessi, si può aggiungere anche proprio delle gocce di olio essenziale, che è ovviamente più forte, però persiste di più. Tra l'altro molti colori, soprattutto recentemente, vengono proprio mescolati con degli elementi naturali quali il miele. Ad esempio, i miei acquerelli sono fatti proprio con una base naturale di miele, perché c'è appunto questa attenzione appunto anche alla parte naturale, anche se si tratta di colori che quindi di per sé potrebbero essere una cosa più chimica, invece è quasi un ritorno alla parte più naturale. E quindi niente, è bello proprio perché anche l'acqua stessa che io utilizzo per pulire il pennello quando cambio colore è idrolato e non è semplice acqua che si utilizza. Che sensazione ti dà disegnare
odorando questi oli essenziali? Sicuramente, stimolante? Sì, stimolante, perché sicuramente aiuta anche la produzione, diciamo. Cioè, sembra uno scherzo, però comunque ti fa stare meglio. Come ad esempio io utilizzo l'olio essenziale di lavanda prima di dormire, il fatto di averlo proprio anche mentre sto disegnando nei miei colori chiaramente aiuta a stare più rilassati, insomma, per quanto comunque stai facendo una cosa che è impegnativa, però è bellissimo poter anche sentire il profumo della lavanda mentre stai disegnando, insomma. Il fatto che comunque siano oli essenziali biologici è una garanzia in più. Sì, sicuramente, perché penso sia molto importante e bello, anche perché io personalmente ricerco questa cosa. Mi piace cercare i colori, appunto, che siano fatti il più possibile naturalmente. Mi piace anche affidarmi e comprare dei colori da persone che lo fanno proprio artigianalmente. Magari non hanno una gamma di colori che è infinita o illimitata, però sai che vengono fatti in una maniera differente rispetto alla produzione industriale, come anche la carta alla fine. Quindi mi piace poter avere dei materiali di qualità e unire tra di loro anche la qualità e la natura e il rispetto, appunto, per l'ambiente e per la natura in generale. Vedo che sei molto brava, sarai molto anche attiva, stai sperimentando diverse avventure. Sicuramente sì, adesso io sto cercando di portare il mio lavoro un po' dappertutto, dove mi capitano occasioni, dove ho delle possibilità anche diverse da quello che potrebbe essere il lavoro canonico dell'illustratore, diciamo. Ovviamente poi ognuno ha il suo percorso. A me piace molto anche avere delle occasioni dove l'arte e il disegno in generale non siano semplicemente l'illustrazione per il libro, ma dove si possa combinare come oggi anche la natura e l'arte in generale, perché in realtà il disegno si presta un po' a tutto e quindi sta a noi decidere cosa farne. Esattamente, infatti la natura è la forma d'arte più bella, quindi io davvero ti ringrazio tantissimo, Mirti. Grazie a voi. Complimenti. Grazie a voi, grazie. Raffaella, parlando di sostenibilità ambientale, c'è un progetto bellissimo che già ci hai spiegato nel nostro precedente incontro, anche grazie alla presenza di Onorio Belussi, che è un po' il padre di questo progetto a livello italiano. Parliamo della Food Forest, perché qui ci troviamo in quella che è la tua Food Forest. Cosa si intende per cibo foresta? Beh, allora, la mia food forest in realtà c'era già, è un bel giardino foresta fatto dalla signora Livia, che ho trovato e su cui sto aggiungendo delle piante
di consumo, per cui piante da frutto, ortaggi, tutto quello che diciamo arricchisce la food forest. In realtà qua ci sono già tantissimi arbusti da fiore, quindi comunque diciamo c'è una parte edibile. E il concetto è quello di lasciare crescere le piante senza concimi, senza lavorare il terreno, in modo più naturale possibile. Per cui mantenere proprio un rapporto con la natura di equilibrio, e dove se mi serve tagliare un ramo perché deve arrivare più luce alla mia orticola, lo faccio. Però in linea di massima non ci sono potature, e anche il taglio dell'erba è moderato, lasciamo gli sfalci sul terreno. Se crescono piante spontanee le lasciamo il più possibile, e questa è l'idea di questa foresta che si sta sviluppando, ma c'era già. E io sto aggiungendo, la sto allargando con cibo, per cui ho tutti i frutti antichi e ho questa bellissima corona intorno di cachi, che c'erano già, infatti sono molto alti, molto grandi, e abbiamo aggiunto i peschi, abbiamo aggiunto gli albicocchi, abbiamo aggiunto un paio di viti di uva fragola, tutte cose molto, molto semplici. Anzi, in realtà una vite di uva fragola vorrei fartela vedere, che c'era già, e io l'ho trovata sotto l'edera, e questa cresce da sola e si arrampica sugli alberi, solo gli uccellini si nutrono di questa uva fragola. Ed è quello il concetto della food forest, di lasciare crescere non necessariamente per il proprio consumo, ma per un equilibrio anche con gli animali o con chi vive questa foresta oltre a noi. Sicuramente nel periodo estivo la food forest è rigogliosa, adesso siamo in periodo autunnale, che cosa ci può offrire? Adesso abbiamo i cachi che sono comunque un bellissimo frutto, e abbiamo tante piante, non riusciremo mai a avere un consumo fresco, e allora abbiamo voluto l'idea di essiccarli. E devo dire che sono buonissimi e si mantengono per più di un anno. È incredibile assaggiare il sapore del caco in estate, caco secco, che ti riporta comunque lo stesso sapore e comunque una freschezza. Con Virgilio Vezzola, che è il presidente dell'associazione Tartufai Bresciani, un'icona di questo settore a livello italiano. Siamo all'interno di quella che è la Tartufaia di Raffaella. Come capiamo che ci troviamo in un impianto del genere? Beh, qua si vedono delle essenze arboree piantate con delle produzioni, con delle protezioni per le lepri, e si capisce benissimo che è una tartufaia coltivata, perché ci sono tartufaie coltivate e ci sono tartufaie controllate. Questa è una tartufaia coltivata e si realizza mettendo in campo delle piante micorizzate in laboratorio, preparate prima, in terreni diciamo vocati, in terreni che abbiano una buona quantità di carbonato di calcio e un pH superiore a 7,5. Si mettono a dimora e dopo bisogna aspettare, seguirli per alcuni anni, e dopo 4-5 anni generalmente hanno inizio le produzioni. Il nostro territorio, in modo particolare questo che è proprio a due passi dal lago di Garda, è vocato per la produzione di tartufo? Guardi, io ho fatto ricerche e sperimentazioni in tutta la provincia di Brescia e in altre province. Abbiamo fatto delle ricerche e abbiamo stabilito che esistono qua da noi 20 delle 25 specie di tartufo presenti in Italia. Abbiamo tutte e 9 quelle ammesse alla raccolta al commercio. Poi le tartufaie vengono realizzate in base alle caratteristiche del terreno, perché queste 9 specie di tartufo hanno delle esigenze ecologiche e ambientali diverse una dall'altra. Pertanto noi dobbiamo piantare, ad esempio, nei terreni umidi il tartufo bianco, nei terreni molto asciutti il tartufo nero pregiato, tuber melanosporum,
In tanti altri terreni possiamo piantare il tartufo estivo. Questa tartufaia abbiamo piantato due tipologie di tartufo. Il tartufo estivo, che matura da giugno a settembre, e il tartufo nero pregiato, che matura da dicembre a marzo. Tartufaia biologica, cosa significa? Quali sono, diciamo, le accortezze? Il regolamento del biologico cosa prevede per la coltivazione di tartufi? Il tartufo è una sentinella ecologica, perché il tartufo vive nei terreni, diciamo, puri, nei terreni non contaminati. Pertanto il tartufo, diciamo, è già lui una sentinella ecologica, non vive se ci sono terreni inquinati. Adesso, se sei d'accordo, mi sposterei all'interno della corte proprio per vedere i tartufi, perché questa è una tartufaia giovane, ha solo 3 anni, quindi è impossibile che ci regali già questo prodotto. Ah, è possibile, sì. Beh, adesso noi possiamo vedere 2 specie di tartufo che maturano in questo periodo. Andiamo! Eccoli qua, Virgilio. Questo è il prodotto più pregiato che la terra, che la natura ci offre. Ci offre. Ma prima di arrivare a questo prodotto già colto e quindi pronto per essere poi degustato, come nasce? Beh, la biologia dei tartufi praticamente è questa. Noi abbiamo i corpi fruttiferi, ma possiamo forse vederlo meglio qua all'inizio. Noi abbiamo i corpi fruttiferi che all'interno, loro ci sono, come ha potuto vedere, il tartufo ha delle venature. Ci sono delle vene fertili e delle vene sterili. Le vene fertili contengono le spore. Quando un tartufo è maturo, dissemina le spore nel terreno, queste germinano, danno origine a un micelio primario, che poi si fonde con un altro micelio e dà origine alle micorrizze. In questo modo noi possiamo vedere, con un microscopio, possiamo vedere che la pianta, una volta, diciamo, seminata con il tartufo, con le spore dei tartufi, dà origine a delle micorrizze, che è l'unione tra la pianta e il fungo. Sono 2 soggetti, praticamente, il fungo e la pianta, che convivono, è una simbiosi. Allora, noi qua possiamo vedere queste micorrizze, che in primavera, in condizioni, diciamo, ottimali, emanano il terreno, il micelio nel terreno, danno origine a dei piccolissimi corpi fruttiferi che ingrossano lentamente fino ad arrivare alla maturazione. Ci impiegano 2, 3, 4 mesi da quando si formano a quando vanno in maturazione. Ogni specie ha un suo periodo di maturazione. Noi possiamo sapere, ad esempio, che il nero pregiato matura da dicembre a marzo. La regione Lombardia tutti gli anni emana un calendario, che è il calendario di raccolta dei tartufi, e determina le specie e le date che devono essere raccolti. Quindi sostanzialmente da una pianta, dalle radici della pianta, poi si genera tutto questo universo davvero molto interessante. Esatto. Ci sono delle piante particolari, più adatte di altre, insomma, per la formazione di tartufi? Sì, generalmente sono querce, carpini, noccioli. Poi ci sono, per il tartufo bianco, ci sono i pioppi, i salici. Diciamo che ogni specie, essendo 2 soggetti, ogni specie, diciamo, preferisce alcuni soggetti, alcune piante. Mentre invece, diciamo, il tartufo generalmente, essendo un fungo, perché possiamo dire che il tartufo è un fungo, lui si sviluppa sulle radici di queste piante quando però la pianta è matura, quando la pianta biologicamente è matura. E questo profumo così intenso, da dove arriva? Questa è una specializzazione, perché il tartufo, essendo un fungo di nicchia, essendo un fungo che vive sottoterra, per poter distribuire la sua specie nel territorio, come fa? I funghi epigei, praticamente i porcini, col vento le spore vengono distribuite nel territorio. Ma lui, essendo un fungo di nicchia che vive sottoterra, ha dovuto crearsi, proprio dotarsi di questo profumo per attirare gli insetti. Questi si cibano e le spore passano indenni dall'intestino e vengono distribuite nel territorio. Questa è una specializzazione che lui ha fatto per poter distribuire la sua specie nel territorio. E come mai è così pregiato? Perché, diciamo che si sa,
il tartufo ha un valore, un costo altissimo, ma da cosa è dato, da cosa è testimoniato questo valore? Guardi, il valore è determinato anche dalla quantità di prodotto che c'è sul mercato. Quest'anno noi abbiamo il tartufo bianco che ha cifre spaventose, perché si parla dai 3 ai 6 mila euro al chilo, perché ce n'è pochissimo. Noi poi abbiamo altre specie come questo, che è il tuber uncinatum. Questo è un tartufo che costa generalmente sui 500-600 euro al chilo. Sono specie diverse, completamente diverse. Questo vive fino a 1500 metri e matura in questo periodo. È il tuber uncinatum. Come può vedere, la polpa dentro ha una venatura e la colorazione della gleba, che è la parte interna fertile, proprio si vede che su questo nocciola ben, diciamo, carico, si capisce che è in piena maturazione. Mentre invece il tartufo bianco, il tuber magnatum, questi sono prodotti che si raccolgono proprio in questo periodo, è dotato di tantissimo profumo, però si spinge anche un metro sottoterra, lo raccoglie anche un metro sottoterra, e qua ci vogliono dei cani molto abili. Quindi è per quello, insomma, per la fatica di raccoglierlo poi che è giustificato il prezzo? Non è una fatica, è una soddisfazione. Immaginavo. Perché io dicevo, bisognerebbe provare quando si va a cavare il tartufo, che lei apre la buca e sentire il profumo che emana il terreno, che è una miscela del profumo dell'autunno e del terreno. E dal tartufo, tutti questi profumi miscelati assieme sono una cosa inebriante. È stato davvero un piacere parlare con lei di tartufi, le si illuminano gli occhi quando ne parla. Grazie mille per averci aperto gli occhi anche su questo mondo davvero interessante, Virgilio. Grazie a voi. Raffaella, siamo quasi giunti a conclusione di questa interessantissima, ma non avevo dubbi, puntata. Abbiamo già visto gran parte dei tuoi prodotti, ma proprio qui ci hai stupito, ci avete stupito, perché con la preparazione proprio di questi piatti, utilizzando quello che tu hai coltivato con tanto amore e con tanta passione, è arrivato il momento di raccontarci come sono nati. Certo, con Manuela, un'amica che è una bravissima chef e verrà, spero, in azienda con me prossimamente, abbiamo pensato a questo menù con i nostri prodotti. La base è la ricotta allo zafferano e poi il zafferano è un po' dappertutto, anche nell'olio che usiamo per condire tutti gli alimenti. Preparato delle tagliatelle allo zafferano condite con le verdure di stagione, e questa è una, devo dire, quiche o torta salata, ecco, non mi veniva la parola italiana. La torta salata con i broccoli di stagione, qualche fiorellino. Le bruschette sono poi con lo stesso condimento che abbiamo usato per le tagliatelle, anche sulla bruschetta, e sempre accompagnato dalla nostra ricotta allo zafferano. Diciamo che davvero lo zafferano si abbina a tantissimi piatti. Sì, poi noi abbiamo anche tutta la produzione di dolce, di pasticceria, e veramente sia col dolce che col salato è un sapore interessante, ma poi soprattutto ha tante proprietà. Ecco, quali sono? Allora, intanto è ricco di vitamine, è ricco di carotenoidi e combatte i radicali liberi, per cui già in questo sappiamo che è un ottimo alleato per la nostra alleato, salute. Esatto, poi fa benissimo alla pelle, fa benissimo agli occhi, chi ha le malattie della retina è un ottimo salvavista. E,
c'è la caratteristica afrodisiaca che sembra non sia solo una storia, ma viene proprio utilizzato per delle disfunzioni e ha anche un valore antidepressivo. Stanno facendo ricerche per l'antitumorale e sembra che anche in quel campo lo zafferano abbia delle grandi proprietà. Non bisogna usarne troppo, a parte che è costoso, quindi è difficile, però oltre il grammo e mezzo al giorno potrebbe essere veramente nocivo, quindi è molto potente, infatti se ne usa pochissimo. Infatti abbiamo visto anche perché lo zafferano ha questo costo, perché appunto da quando il fiore cresce viene raccolto, ma poi tutto il lavoro che ci sta dietro è davvero minuzioso, quindi va a giustificare il pregio. Insomma, oggi è stata una giornata ricca di prodotti pregiati già dai tartufi che speriamo crescano ben presto anche nel tuo impianto, allo zafferano, questo oro giallo ormai che è diventato un po' il simbolo della tua azienda, insieme ovviamente alla la lavanda, quindi benessere sia per il nostro corpo perché lo mangiamo, ma anche per il nostro aspetto fisico perché la lavanda sappiamo tutte le proprietà che ha. Prima di salutarci vorrei che tu commentassi questa frase, una frase di un anonimo che dice che il tuo corpo è un tempio, tu sei quello che mangi. Mai frase fu più appropriata, vero? Eh sì, prima di tutto rispettare se stessi e la natura, e in questo modo sicuramente stiamo lavorando. E la prima cosa più importante è sicuramente la salute e il cibo di cui ci nutriamo, e la scelta e l'attenzione a questo e a chi lo produce sicuramente è importante e dovrebbe essere una priorità per tutti, ma mi sembra che ci sia questa tendenza, io sono molto fiduciosa. Speriamo davvero che sia così, io ti ringrazio davvero tantissimo, torneremo perché qui sei sempre in movimento e torneremo a vedere anche i diversi sviluppi della tua attività. Perché noi facciamo anche fattoria didattica, quindi tutte queste cose sono per comunicarle e anche condividerle. Benissimo, perché comunicare il rispetto per la natura, il rispetto per gli animali e per qualsiasi forma di vita è sicuramente importantissimo. Grazie davvero ancora. Grazie Barbara. Grazie anche a tutti voi e arrivederci.